Buongiorno, benvenuto al dottor Davide Vetrano, medico geriatra del Centro di Medicina dell'Invecchiamento dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e membro di Italia Longeva. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Allora, intanto cerchiamo di capire in che cosa ha approfondito questo studio sull'assistenza domiciliare integrata. Che cos'è? Allora, da circa 2 anni a questa parte, anche di più, Italia Longeva si sta occupando in maniera particolare di assistenza domiciliare nell'ambito di quella che è chiamata la long term care, l'assistenza a lungo termine agli anziani. L'assistenza domiciliare è questo servizio offerto da ASL e comuni che ha lo scopo sostanzialmente di curare e assistere gli anziani e i disabili che ne hanno necessità al proprio domicilio, onde evitare ricoveri ospedalieri inappropriati e cercando di posticipare il più possibile il ricorso all'istituzionalizzazione, alla casa di riposo. Questo è un servizio che esiste da tanti anni nel nostro paese, ma di fatto se ne sa ben poco, perlomeno non si ha una fotografia chiara, globale, di come funzioni e di che cosa venga effettivamente offerto. Italia Longeva per la prima volta 2 anni fa ha aperto per la prima volta questa scatola, la scatola dell'AVI, l'assistenza domiciliare integrata, cercando di capire appunto come venisse svolta, come venisse offerta sul territorio nelle diverse regioni italiane. Nel complesso abbiamo in questi 2 anni coinvolto 35 ASL, aziende sanitarie, in 18 regioni italiane, quindi una importantissima rappresentatività territoriale lungo lo stivale, e abbiamo posto ai responsabili dell'assistenza domiciliare una serie di domande e siamo fatti, abbiamo richiesto una serie di dati anche numerici che ci hanno permesso di confrontare per la prima volta i vari modelli di assistenza domiciliare integrata lungo lo stivale. Come diceva lei, come anticipava, il risultato è sostanzialmente quello di un'importantissima eterogeneità presente su tutto il territorio nazionale che riguarda un po' tutti gli aspetti di questo servizio. Eterogeneità che riguarda ad esempio i modelli organizzativi con cui l'assistenza domiciliare viene erogata. Vi sono delle ASL che erogano interamente tutti i servizi di assistenza domiciliare e ci sono delle ASL invece che si appoggiano al servizio offerto da alcuni enti gestori privati per farlo. In generale dobbiamo dire una cosa, l'AVI è un servizio che negli ultimi anni è andato crescendo sostanzialmente. Oggi il 3,2% degli anziani in media in Italia riceve assistenza domiciliare integrata, quindi viene curata al proprio domicilio. Però ci sono due però che vale la pena menzionare. Il primo è che questo 3,2%, quindi 3 anziani su 100 ricevono assistenza domiciliare, è una percentuale nettamente inferiore rispetto a quella che riescono a garantire altri paesi europei con i quali potremmo direttamente confrontarci. Ci sono paesi europei che riescono a fare 4, 5, 6 volte, 6 volte di più. 3,2% rimane un dato sottodimensionato, un'offerta sottodimensionata rispetto ai reali bisogni. Nel 2017 si stima che circa 340.000 individui di età superiore ai 65 anni ha ricevuto un qualche tipo di assistenza domiciliare. Di fatto le persone che ne avrebbero bisogno, soprattutto anziani, sarebbero secondo le stime almeno 2 o 3 volte superiori a... Ed è questo il problema che dà un po' la parola chiave della ricerca che avete presentato, e cioè quella privilegio, assistenza domiciliare come privilegio. Vedete, qui ci sono alcuni titoli, questa di Anne Cronos, anziani, Italia Longeva, cura a domicilio solo per 3 over 65 su 100. Anziani, questo è un sito specializzato, anziani Italia Longeva, assistenza domiciliare ancora carente, con forti disomogeneità territoriali, rimane un privilegio per 3 over 65 su 100. Possiamo dire quale regione si distingue in maniera positiva e quale negativa? Allora, quello che possiamo dire è chi fa di più, chi fa di meno. È difficile, quindi abbiamo sicuramente un'idea dei volumi di attività svolta in termini di assistenza domiciliare. Non è invece possibile dire chi fa davvero meglio o peggio rispetto ad altri. Questo è proprio questo il dato che emerge, 3,2% degli anziani riceve assistenza domiciliare, ma questa è una media nazionale che
vede agli estremi del ventaglio di possibili combinazioni. Da un lato abbiamo delle regioni che riescono a offrire assistenza domiciliare quasi a un anziano su 10, come ad esempio nel caso del Molise, nel caso del Veneto, dell'Emilia Romagna, che riescono a offrire assistenza domiciliare a 5, 6, 7%, addirittura 8,4% nel caso del Molise, degli anziani riescono a ricevere assistenza domiciliare. Dall'altra parte abbiamo invece, sul fondo della lista, della graduatoria, abbiamo regioni quali Calabria, Lazio, Basilicata, che stentano ad arrivare al 2% della copertura. Quindi ecco, questa disomogeneità è potenziale foriera di diseguaglianze. Arriveremo anche al tema dei costi di questa assistenza, le devo chiedere delle Marche, perché noi, oltre che in Emilia Romagna, come ci ha detto, che si distingue positivamente, andiamo in onda anche sulle Marche. Le Marche sono a metà di questa classifica, verso la parte bassa, verso la parte alta, dove sono? Le Marche si trovano, diciamo, esattamente in linea con la media nazionale. Le Marche in particolare, do un'occhiata ai dati, riescono a garantire assistenza domiciliare al 2,9% degli anziani, quindi molto vicino a quel 3,2% di media nazionale. E per quel che riguarda i costi, vi è una varietà, un ventaglio anche qui molto eterogeneo di costi. Per ogni presa in carico, quindi si intende ogni episodio di cura, quindi dal ricovero in assistenza domiciliare sino alla dimissione dell'assistenza domiciliare, i costi possono variare nettamente. Andiamo da alcune ATS lombarde che riescono a contenere i costi intorno ai 550 euro, sino ad arrivare ad alcune regioni che ne spendono 1000 e anche più. Nel caso delle Marche, chiedeva, e dell'Umbria, abbiamo dei costi che si aggirano intorno agli 800-1000 euro per episodio di presa in carico. Ma anche qui questo dato è di difficile interpretazione, perché da un lato un costo basso potrebbe essere considerato un indice di contenimento della spesa, ma dall'altro potrebbe essere considerato una scarsa disponibilità economica, appunto, nei confronti di questo servizio. Ecco, quando si parla di assistenza domiciliare, ci sono delle prestazioni minime? C'è qualche cosa che mette insieme tutte le regioni che avete analizzato, oppure ogni regione si regola in maniera diversa perché non esiste una linea guida? Come funziona? Allora, l'ADI è regolata a livello centrale e le prestazioni che vengono fornite in assistenza domiciliare sono sostanzialmente sancite dai LEA, dai livelli essenziali di assistenza. Ve ne sono diverse centinaia di questi servizi, di queste pratiche che dovrebbero essere garantite a tutte. Di fatto questo non avviene nell'interezza dei casi e quindi abbiamo sicuramente delle ASL che riescono a ricoprire, a fornire il 100% di queste attività, vi sono delle ASL invece che raggiungono il 60-70%. Di solito sicuramente le prestazioni di base sono sempre garantite, quelle che invece richiedono una maggiore intensità clinica e assistenziale sono quelle che più facilmente possono mancare all'appello, ecco. E quindi chi ha bisogno si rivolge al privato, va a chiamare un'azienda oppure una persona che possa prestare assistenza a casa? Per quanto riguarda la cura alla persona, per quanto riguarda l'assistenza alle attività del vivere quotidiano, sì, negli altri casi ci si rivolge al pronto soccorso. Per tutto quel che riguarda l'assistenza medica, l'aspetto clinico della cronicità, di fatto ci si rivolge agli ospedali e ai pronto soccorsi, e questa è la ragione per cui i pronto soccorsi risultano essere intasati da anziani in sala d'attesa che si rivolgono appunto a questo tipo di servizio per acuti in assenza di un'adeguata long term care, di un'adeguata rete di cure domiciliari che ha proprio tra gli obiettivi quello di evitare l'ospedalizzazione, quello di evitare il ricorso all'ospedale, al pronto soccorso, laddove appunto una continuità assistenziale adeguata
potrebbe appunto evitare molti di questi episodi di ricorso all'ospedale. C'è il caso delle case della salute che sono state progettate proprio per questo tipo di situazioni. Le cronicità stanno funzionando, sono un esperimento che in Emilia Romagna è stato al centro dell'attenzione in diversi contesti. È una strada che sta funzionando secondo voi? Assolutamente sì, è proprio quella la strada che va percorsa, il potenziamento dei sistemi, delle reti di assistenza e cura territoriali che non riguardano esclusivamente l'assistenza domiciliare, ma riguardano anche il medico di medicina generale, riguardano ad esempio i centri di valutazioni per le demenze, riguardano le RSA, quindi le case di riposo. E una rete, si tratta di una rete appunto che ha base sul territorio e non in ospedale e che ha proprio l'obiettivo di evitare, appunto come dicevo prima, il ricorso all'ospedale da un lato, il contenimento dei costi, perché curarsi a domicilio costa molto di meno che curarsi in ospedale, e qui ci potrebbero essere importanti risparmi, soprattutto se pensiamo al futuro demografico del nostro paese, che vede appunto un'esplosione nel numero di anziani, un'esplosione nel numero di anziani con malattie croniche e disabilità che avranno necessità di assistenza, e che come fine ultimo la ADI e il sistema delle cure territoriale ha quello di preservare la qualità di vita dell'anziano. Senta, noi questa settimana parleremo anche della carenza di medici che dobbiamo attenderci, sempre più grave nei prossimi anni. C'è stato pubblicato uno studio di recente sul tema, ne parleremo nelle prossime puntate di Aria Pulita. Questo aspetto avrà un impatto anche su questa parte dell'assistenza agli anziani? Sicuramente ha il suo impatto perché l'assistenza che richiedono gli anziani è anche un'assistenza di tipo clinico, di tipo medico. Tuttavia, quello che manca, e che manca già adesso, non bisogna aspettare questa crisi, questa penuria di medici che ci aspettiamo nel futuro, quello che manca già adesso è l'altra parte della medaglia, l'aspetto più dell'assistenza sociale, l'assistenza all'igiene, alla preparazione dei pasti. L'Italia, a causa appunto del numero elevatissimo di anziani presenti nel nostro territorio, questi molto spesso presentano delle condizioni di svantaggio sociale importanti. A questo deve far fronte non tanto l'aspetto, diciamo, medico, clinico, ma più l'aspetto dell'assistenza sociale, quindi i comuni, l'assistenza sociale fornita dai comuni dovrebbe essere particolarmente potenziata. Siamo il paese più longevo del mondo dopo il Giappone, quindi ci rendiamo conto che molte sfide che voi avete evidenziato forse vengono affrontate con questi numeri per la prima volta nella storia dell'umanità. Da dove si parte? Abbiamo parlato dell'importanza di concentrarsi sulle cronicità, ci ha raccontato di queste case della salute, di questi centri che possono essere una svolta. Che cosa consiglierebbe a chi fa le regole, a chi si occupa della sanità, di intraprendere quell'azione da intraprendere domani? Dunque, allora, lasciando da parte la prevenzione, che è sicuramente l'aspetto più importante per raggiungere obiettivi particolarmente lungimiranti, ciò che va fatto e che già stiamo cercando di fare, Italia Longeva da questo punto di vista rappresenta un volano in Italia, è quello di sedersi attorno a un tavolo e cominciare a discutere. Le istituzioni, l'Accademia e anche gli attori privati devono cominciare a dialogare tra di loro, discutere, cercare trovare soluzioni migliori a questa imminente emergenza. È importante da questo punto di vista fare benchmark tra le varie realtà che in Italia esistono, sono variegate, sono eterogenee, noi le abbiamo chiamate la Babele dell'assistenza domiciliare. Cioè, benchmark vuol dire le situazioni migliori, diciamo i casi virtuosi, quelli che fanno meglio, vedere quali sono quelli che fanno meglio. Mm-hmm. Esattamente, bisogna andare a scovare i casi più virtuosi, raccontarli, cercare di capire quali sono gli elementi che possono essere replicati e quindi esportati in altre realtà.